Io sono un pittore con l'hobby della scultura, una pratica che nel corso degli ultimi 20 anni ha prevalso su tutto, e se qualcuno tra quelli che mi conoscono chiede che cosa faccio, probabilmente si sentirà dire: Velasco è quello che fa i cani. E quindi io sono senza colpa per questo. Altro sulla mia biografia dovrei avere molto tempo per poterlo raccontare, ma ho 63 anni e quindi credo che sia un tempo eccessivamente dilatato, quindi non perdiamone troppo. L'opera che ho deciso di donare per questa asta, per questa nuova asta di Ail, rappresenta la stazione centrale. È il punto di partenza e di arrivo per me, che non sono milanese, della meraviglia anche della scoperta della città, oltre che il punto di ripartenza per tornare a casa. Ho immaginato che fosse l'immagine perfetta per rappresentare un luogo di accoglienza come Milano, legato a una speranza e legato a una concretezza. Non so da quanti anni Ail sia attiva, ma credo di aver partecipato a tante aste e tante mostre allestite da Ail, al punto che non ricordo storicamente da quanto tempo ho cercato di affiancare il mio lavoro a questa associazione, che mi riempie d'orgoglio. È una partecipazione che continua a riempirmi d'orgoglio e che faccio con grande entusiasmo.